Buongiorno, 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 buongiorno a tutti, ma soprattutto buona domenica. Uh, essere qui è fantastico, davvero fantastico, per due motivi: per condividere con voi alcune idee sulla visione e farlo raccontandovi una storia di human startup. Visione soprattutto. Io penso che la visione uh, sia molto condizionata dal tempo e anche dai significati. Vi faccio un esempio. La mia visione di adesso, con il pubblico di 21 minuti davanti, con questa platea stupenda, è condizionata, è um, davvero impattata da questo grande pubblico. Ma la mia visione, naturalmente, di uomo, di imprenditore, di manager, quella a lungo periodo dove guardo l'orizzonte e proietto dove voglio andare, naturalmente lì il significato è un po' differente. Visione e startup sono molto, molto, molto connessi. L'imprenditore, la persona che fa nascere un progetto che da zero vuole essere esponenziale, quello che oggigiorno sta diventando sempre più comune, il concetto di startup. Ma per me, startup è anche un momento particolare della vita, dove si comincia o si ricomincia buttando il cuore, la visione al di là dell'ostacolo, magari per generare un cambiamento. E poi c'è human, human startup, forse la parola principale, la parola più importante. Human è, rappresenta l'uomo al centro del percorso di startup. up l'uomo inteso come team, inteso come collaboratore, inteso come cliente fornitore, stakeholder, portatore di interessi. È per questo che io pensando alla presentazione di oggi, pensando ad una start-up con un uomo al centro, ho pensato ad una storia emozionante, una storia emozionante fatta di imprenditorialità, cambiamento, e visione. Questa storia ve la vorrei raccontare con un sottofondo di trifogli verdi color smeraldo, perché è una storia che si snoda tra Italia e Irlanda, due paesi che um, hanno due, ben due colori delle bandiere nazionali in comune, tra cui uno naturalmente è il verde, ma non solo: hanno anche l'imprenditorialità come elemento comune. Io credo che l'Italia noi italiani, siamo un paese di nativi imprenditoriali, nasciamo con l'imprenditorialità nel DNA. Prova ne è il fatto che abbiamo esportato grandissimi esempi di imprenditori di successo in tutto il mondo, prova ne è il fatto che quando vai in giro per il mondo e c'è un problema da risolvere, l'italiano si distingue per una grandissima creatività ma anche imprenditorialità. E vi devo dire che anche l'Irlanda ha innalzato la bandiera dell'imprenditorialità, specialmente negli ultimi cinque anni, per uscire da un grave momento di crisi. Un momento in cui l'ha vista issare quella bandiera dell'imprenditorialità, dell'attrazione di imprenditorialità, con una visione al 2020, perché l'Irlanda, non so se lo sapete, vuole diventare il paese più bravo in Europa ad attrarre idee innovative, ad attrarre imprenditori innovativi. È proprio qui che comincia la storia, perché imprenditori e persone con una forte e spiccata imprenditorialità sono persone che hanno a che fare ogni giorno con il cambiamento, cercano di generarlo, ma hanno bisogno anche di guardarlo, osservarlo, capirlo e meglio ancora anticiparlo. Pensiamo ai, grandi, ai gravi momenti di crisi, per esempio, pensiamo quando ci stupiamo che un imprenditore, anche in un momento in cui tutto il mercato sta andando giù, cresce a doppia cifra o lancia un prodotto innovativo che ha un gran successo. È il classico esempio di imprenditorialità e cambiamento che vanno assieme. E io credo che la visione sia il collante tra imprenditorialità e cambiamento, perché proietta un'idea di cambiamento per la quale serve tanta, tantissima imprenditorialità per accorciare la strada e per raggiungerla quanto prima. Pensate che la mia prima visione l'ho maturata nei banchi di scuola da adolescente. Volevo diventare un piccione viaggiatore. Sì, un piccione viaggiatore. Un piccione viaggiatore nella mia terra, il Veneto, era eh, considerato una persona che prendeva la valigetta e andava in giro per il mondo a fare affari, a trovare clienti, a sviluppare il business di piccole e medie imprese. E io quello sognavo di fare, lo sognavo veramente con tutto me stesso, volevo andare in giro per il mondo e riempirmi di esperienza. Così dopo gli studi sono riuscito a farlo. L'ho fatto addirittura per dieci anni, tre aziende diverse, settori manifatturieri, laddove si produce qualcosa di fisico e lo si va poi a rappresentare, a vendere in tutto il mondo. Questa era la mia prima visione, il primo sogno. 200 missioni commerciali all'estero. Poi ad un certo punto di questo viaggio, ai due terzi di questo viaggio, sono andato nel vocabolario a vedere cosa voleva dire fare il manager che stavo facendo e quel vestito non me lo sentivo più addosso, per cui mi sono messo in testa, in tutti i sensi, di andare in California, di mollare tutto, lasciare il mio lavoro e andare ad inseguire una nuova visione completamente diversa, che partiva da radici italiane, il gelato artigianale. E lo voleva portare negli Stati Uniti, nella California, che io immaginavo come una terra dinamica, una terra di grattacieli, velocità internazionale, ma anche una terra di lifestyle, una terra di spiagge e tavole da surf che uscivano dalle auto. Ho lasciato tutto, sono andato in California, sono andato a Los Angeles con un paio di soci finanziatori. Mi sono ben presto però accorto che questo viaggio, questo volo non sarebbe mai decollato. Avevamo fatto qualche valutazione sbagliata, eravamo di fronte a un fallimento. Ho fallito, ho perso tutto quel poco che avevo, tutte le mie risorse, tutti i miei soldi e ho cominciato a sentire una sensazione, un'emozione di paura. Una paura perché ero andato fuori dalla mia zona di comfort, assolutamente. Avevo lasciato il certo per l'incerto, avevo inseguito una visione, ma mi ero accorto di non essere atterrato in un posto, in una pedana, in una postazione, che riuscivo a dominare. E pensate il paradosso, il primo paradosso di questa esperienza. Il paradosso è che ero nella terra che ascolta, capisce, comprende, giustifica e addirittura premia il fallimento. E cosa ho fatto in questa situazione? Sono rientrato nella mia zona di comfort. Sono tornato in Italia, sono tornato dalla mia famiglia. Sono tornato in un paese che accetta meno, spesso marchia il fallimento come un qualcosa di negativo. Questo è un po' un paradosso. Sono tornato e non stavo per niente bene, ehm, ero down, ero triste come si dice. Ehm, e ho avuto un'ispirazione, un'altra un visione, cioè quello di ricaricare le pile per ripartire andando a dare a qualcuno che aveva, meglio, aveva qualcosa meno di me. Ho preso una, un volo di sola andata e sono andato per due mesi in Brasile a lavorare con una comunità di bambini di strada, a insegnare a loro l'inglese e a ritrovare il sorriso. Poi è successa un'altra cosa interessante, che sono tornato in Italia a cavallo tra il 2004 e il 2005, in un momento pazzesco, perché se voi vi ricordate, tra, in quello stesso periodo, in Silicon Valley... Nasceva e si spostava Facebook, che poi è diventato quello che oggigiorno sappiamo: una delle aziende più interessanti, più ad alto tasso di crescita, più capitalizzate nel mercato. E succedeva questo nel, nel mentre in cui io, invece che prendere un aereo da Los Angeles a San Francisco un'ora di volo, ne ho e andare a magari applicare e provare a lavorare per un'azienda come questa, ne ho fatte 10 per tornare a trovare un lavoro vecchio. Sono andato a trovare un lavoro vecchio però con una mentalità nuova. Avevo sbagliato, ero fallito, ma um, nei successivi cinque anni, continuando a fare quello che facevo prima, cioè il piccione viaggiatore, ho anche maturato delle nuove idee. Delle idee che vi racconto velocemente, perché la prima è molto interessante e poi la ritroveremo. Era un concetto molto semplice. Vedevo le persone, avevo maturato la consapevolezza che i miei colleghi erano tristi. Non amavano quello che facevano, andavo, andavano a lavorare per la fine del mese, per prendere uno stipendio. Andavano a lavorare privi della capacità di autoesprimersi, di esprimersi e di trovare impatto in quello che facevano. Per cui, in maniera molto semplice, ho pensato ad uno slogan: Smile at work, sorridi mentre lavori. Trova il modo di farlo. E con un professore di Parigi che insegnava ad una scuola di business management delle idee, il professor Isaac Getz, siamo andati a, a sviluppare un progetto basato sulla uh, promozione del management delle idee alle piccole reti di imprese. Questo progetto si è sviluppato, ha vinto dei premi anche a Bruxelles, in Europa, e poi si è trasformato in qualcosa che vedremo dopo. Però era il 2006 e io avrei compiuto 30 anni, una data comunque importante. Ho avuto un'altra visione perché volevo uh, fare qualcosa ancora una volta per chi aveva meno di me. Um, ho organizzato una festa, una semplice festa di compleanno, mettendo insieme delle cose che mi suggestionavano. L'Africa, una cosa bellissima del mio territorio, una villa veneta, e la possibilità di aiutare, con una goccia, qualcuno che, che stava uh, peggio di me, dei bambini, soprattutto bambini di Togo e Benin. Da una festa di compleanno nel 2006 nasce un progetto che, a dieci anni, ha raccolto più di 200.000 euro a favore di bambini del Togo e Benin, Uh, è diventato il festival che ispirato all'Africa è più grande in Veneto. Ci sono 120 persone di staff e ci sono 15-20.000 persone che ogni, ogni luglio, in un fine settimana, vengono a supportare questa causa in una villa veneta. E continuando questo percorso, sempre con il vecchio lavoro da una parte, ma nuove visioni, nuovi stimoli dall'altra. Continuavo a conoscere delle persone straordinarie, delle persone incredibili che si occupavano di um, nuove discipline, dall'open innovation al disegno di nuovi modelli di business, dallo storytelling allo start up. Qui siamo intorno al 2007, dove tra l'altro conosco anche il professor Formica. Creo un'associazione, assieme a lui, che si, chiama, che si chiamava IEAM, Young European avant Minds, per provare a mettere insieme tutti questi talenti e provare a farli lavorare assieme. Sempre di più, sempre di più, mi suggestionava lo stile di vita imprenditoriale. Mi suggestionava il modello positivo che c'era dietro a una persona che proiettava una visione di cambiamento e ci metteva tanta imprenditorialità per poterla raggiungere. E così, condividendo un'altra idea, un'altra intuizione con un amico appassionato di scrittura, abbiamo creato un magazine online, Lifestyle Entrepreneur, per raccontare modelli positivi di imprenditori. Mi stavo rendendo conto in questo percorso, sempre più conto che se volevo andare avanti nel mio futuro e prenderlo in mano, avevo bisogno di mettere ancora più energia, ancora più forza nella bellezza dei miei sogni. E allora una delle cose che mi piaceva di più fare era scrivere. Scrivere per me significa tanto, perché significa sì riempire un foglio di carta bianca con una matita o una penna, ma significa anche mettere gambe alle idee, farle circolare, condividerle e generare energia imprenditoriale proprio dalla condivisione. È così che, seguendo un'intuizione, se vi ricordate, Smile at Work qualche anno prima, Scrivo una novella, la scrivo di getto, una novella che mi piace raccontare così, la fabbrica della felicità, una fabbrica immaginaria, proiettata in una visione, dove non è più l'uomo a inseguire il tempo degli oggetti, come succedeva fino ad allora, ma reparti e funzioni sono focalizzate alla felicità, al benessere, alla realizzazione di chi vi lavora. In questa fabbrica. E questa fabbrica è un racconto fantastico con un protagonista, Lucien, forse un po' autobiografico, che disegna in delle tavole reparti e funzioni, reparti e funzioni tenendo in considerazione alcuni concetti molto importanti, come l'importanza delle emozioni nel realizzarsi e nel trovare la felicità, l'importanza dei ruoli, uno dei temi che è stato molto ricorrente in questi giorni, e quindi della responsabilità, l'importanza dei sogni da inseguire, da percorrere e da condividere. Questa fabbrica è fatta di reparti, è fatta di reparti dove c'è chi si occupa di dare la visione, l'indirizzo, c'è chi si occupa delle priorità. Pensate solo a, questa, a questo concetto, l'importanza delle cose urgenti e l'urgenza delle cose importanti. Molto spesso uh, siamo in confusione di fronte a questo. Ci sono uh, gli stili di vita, ci sono i tempi e i metodi, ma la cosa più straordinaria di tutte è che questa novella ha creato un'azienda. È il 2010 e condividendo una novella, una, qualche pagina scritta con il cuore, nasce un'azienda, si chiama Bismarck nasce a Dublino da un team italiano ed è una start-up innovativa come la concepiamo oggi, è una start-up digitale che si occupa di due cose, da un lato nasce con la visione di creare una fabbrica della felicità, cioè di far sì che l'organizzazione permetta a ciascuno di dare il meglio e di esprimersi al meglio. In un mercato però molto interessante, dove il concetto di fabbrica della felicità lo volevamo portare al marketing, cioè utilizzare le emozioni come misuratore, come scala per creare del valore tra chi vende e chi consuma. Negli ultimi anni c'è stato un percorso incredibile, fatto di tante vittorie, tante sconfitte, ma tantissimo valore creato. Siamo, sta siamo stata uh, il primo team internazionale a vincere la startup competition irlandese. Abbiamo ricevuto premi sia in Europa che negli Stati Uniti. Abbiamo fatto tanti errori, abbiamo coinvolto tanti ragazzi giovani, abbiamo raccolto un investimento importante, abbiamo uh, sviluppato proprietà intellettuale, cioè una conoscenza nuova uh, in due brevetti. E Abbiamo avuto un'evoluzione incredibile. Siamo partiti da una visione che è la visione di utilizzare le emozioni per commentare persone, cose e luoghi. Se pensate al concetto, al posizionamento che eh, il grande Facebook aveva fino a qualche anno fa, era proprio quello di connettere in un unico posto, in un'unica piattaforma, persone, cose e luoghi. Ora, se immaginate una foto postata in una rete sociale. Quando taggate il vostro amico nella foto, significa in qualche modo dire tu c'entri in quel contesto. Tu c'entri in quella foto, tu sei presente. Il nostro concetto era molto simile. Era quello di creare uno strumento per gli utenti per taggare l'emozione che era presente in un certo contesto. Questo concetto naturalmente, come spesso succede per una startup, ha avuto una grande evoluzione e l'evoluzione è stata quella di cambiare il verbo. Passare dal commentare persone, cose e luoghi al connettere persone, cose e luoghi utilizzando le emozioni. Perché questo è interessante? Perché da un lato le emozioni sono un pezzo di informazione ricchissimo. Eh, se avete sentito recentemente lo stesso Facebook ha trasformato il mi piace in non mi piace, con un importante aspetto emozionale. Le emozioni sono dei veicoli che viaggiano velocissimi, sono dei pezzi di informazioni che possono connettere persone, cose e luoghi, ma anche aiutarci a predire quello che potrebbe essere un gusto, una tendenza, una scelta di un utente o di un consumatore nel futuro. Le emozioni sono la materia prima con cui io e il mio team abbiamo iniziato a lavorare e lavoriamo tuttora. E cosa abbiamo fatto per quello che riguarda le emozioni? Abbiamo fatto due cose interessanti. Da un lato abbiamo costruito degli strumenti che avvicinassero ciascuno di noi, ciascuna persona in rete, con le emozioni, ma però con un vocabolario di emozioni molto più ricco. Se vedete quell'immagine a sinistra rappresenta un modello che classifica 32 categorie differenti di emozioni e per ciascuna di queste 32 categorie ci possono essere tanti... Eh, parole, icone, colori, modi di dire, per significare, cioè per voler dire nella maniera più personale possibile cosa si sta provando, cosa si è provato rispetto a un prodotto, un servizio, un contenuto, a una persona o a un luogo. Altra cosa molto importante è quello di trattare con la giusta complessità quello che è un'emozione. Un'emozione non è un qualcosa che è poco o tanto, bello o brutto, positivo o negativo, solo. Un'emozione prima di tutto è soggettiva e quindi ha bisogno anche di una rappresentazione, di una considerazione molto più ricca. E lì vedete un esempio che dà tre coordinate in uno spazio, uno spazio che è più complesso, uno spazio 3D, dove piacere, intensità e controllo sono tre punti di riferimento, tre coordinate per guardare alle emozioni. Qual è stato il passo successivo rispetto a questo? Il passo successivo è stato quello di guardare a come le emozioni possono essere percepite in modo differente da ciascuno di noi. Ed è qui che la personalità, questa nuova variabile dimensione che noi consideriamo uno degli elementi e dei concetti che più ci possono aiutare per um, capire le persone nella rete, è entrata in gioco. Noi abbiamo sviluppato una mappatura di tutte quelle che sono le emozioni riconosciute o riconoscibili, suddivisa per tipi di personalità. Quindi, una capacità di fare la differenza tra la mia gioia e la gioia di Patrizio e la gioia di tutti voi, esattamente adesso riguardante lo stesso. Uh, Contenuto. Naturalmente parlare di personalità ed emozioni significa parlare di qualcosa di complesso e qualcosa di complesso molto spesso ha bisogno di essere riassunto. Quindi, come si riassume qualcosa di complesso? Una delle strade, una delle vie è quella di creare degli indicatori, degli indici. Noi ne abbiamo creato uno con l'ambizione di farlo diventare un indice della felicità o della soddisfazione personale. Tutto questo è andato sotto un cappello, un cappello di un prodotto che oggi si chiama MySmart. Ed è una piattaforma, è un servizio rivolto alle aziende, quindi soprattutto che ha delle finalità marketing, per mettere insieme la capacità di misurare emozioni, personalità, soggettività in tempo reale e dare come ritorno la possibilità di personalizzare e amplificare quello che è l'esperienza soggettiva di ciascuno di noi. Ho 20 secondi per mettere tutto insieme. Un fallimento, un vecchio lavoro, una visione che parte da un problema, le persone non sorridono in quello che fanno. La fabbrica della felicità, una novella, una start-up. Questa è la mia idea di Human Startup. Grazie.